punto di vista degli studi, ma non solo gli studi formali, anche quelli personali, ho sempre viaggiato su due strade. Una è quella della storia, intesa come storia delle persone, non storia degli eventi. L'altra invece è quella della filosofia, intesa come riflessione sul senso delle cose. È da lì che è nata poi l'attenzione, diciamo, calata sulla mia terra, quindi sulla montagna Ligure in particolare, rispetto all'agricoltura in generale, a quel tipo di cultura contadina. È così che era nata l'idea di Pentagora, e anche per un altro bisogno, quello di pensare a uno spazio editoriale legato alla cultura contadina, al mondo rurale. Mi sembrava che il mondo rurale fosse ben rappresentato in chiave editoriale o da una politica editoriale molto tecnica, oppure da un modo di pensare il mondo rurale così, in una specie di chiave New Age, come un mondo dove un po' tutto è bello, dove tutto è carino, dove quasi ci si può rifare una verginità identitaria. Era nata così l'idea di Pentagora: immaginare di poter tentare una via etica all'editoria dove l'autore non sia un pollo da spennare e dove pian pianino si ridà valore a un'idea magari non edulcorata, ma un'idea piuttosto realistica di quello che era rimasto e potrà essere del mondo rurale, non necessariamente come mondo alternativo alla città, ma come una delle tante possibilità che la vita ci offre di metterci in relazione col mondo, con la terra, con l'economia. E mi sono appassionato pian pianino a lavorare sulle parole, ma non sulle parole per fare della filologia, per fare, come ti posso dire, dell'erudizione. Mi sono convinto che le parole sono tanto importanti in quanto contribuiscono a formare il nostro pensiero, cioè noi riusciamo a pensare quello che sappiamo dire, per cui pulire le parole e ridare alle parole un senso è un modo per ripulire il nostro pensiero e per riorientarci. La ricerca che faccio non tende ovviamente a fissare un significato certo laddove non c'è, ma semplicemente recuperare il significato originario, dicendo: quando le cose sono confuse, questo va bene per le parole, va bene per le coppie, va bene per l'amicizia, va bene per le società, facciamo un passo indietro, vediamo da dove siamo partiti. E chissà che questo non ci aiuti in qualche modo a ritrovare un senso in quello che facciamo o diciamo. Questa è la cosa che vado a fare da un paio d'anni, a parlare proprio delle parole più comuni che usiamo. Conosciamo meno parole e le usiamo con meno consapevolezza, e quindi non c'è da stupirsi se il nostro modo di pensare è diventato nel tempo anche più vago. Parlare della differenza che c'è tra parole apparentemente simili come parola e termine ci racconta qualcosa della nostra tendenza esasperata verso la specializzazione. Parlare della differenza tra parole apparentemente simili come persona e individuo ci racconta del nostro passaggio verso una progressiva atomizzazione e verso la solitudine del nostro tempo. Parlare della differenza tra parole come conoscere e sapere, sapere viene da sale, sentire il sale, sapere, ci racconta di come ormai tutto il nostro apprendere è legato al nous, alla conoscenza, qualcosa di mentale, ma non usiamo più le mani, non usiamo più i sensi, e che dialogare di parole, ma non solo di parole, anche sul tema della bellezza, mi sta portando a conversare con gli uditori, ma davvero i più differenti, posti molto differenti fra loro, dove però ti rendi conto che l'attenzione è pressoché sempre la stessa, come se tolte le maschere, tolte le etichette, tolte le ideologie, tolte tante cose, poi il nostro bisogno di andare a fondo di questo ABC della vita sia
profondamente comune. Ho l'impressione che ciò che è brutto nel discorso pubblico, ciò che è violento, ciò che è aggressivo, stia in qualche modo soverchiando il nostro tempo. Siamo pieni di bruttura, ma proprio nei rapporti fra di noi, nella gestualità, qualcosa che non ci fa più ribellare e che nel momento in cui noi non ci ribelliamo più, in modo gentile, in modo attivo, in modo partecipativo alla bruttezza, tutto questo ci porta a una forma di anestesia. Riflettere sulla bellezza, nel senso che era fiorito nel primo millennio fra i padri della Chiesa di lingua greca, la bellezza come espressione della luce, e la luce che si rivela attraverso i molti colori, che passando attraverso la pioggia diventa arcobaleno e sono colori più sfumature, e quindi è bello ciò che è molteplice, ciò che è vario, ciò che si rivela nei colori. Da una parte ritrovare la bellezza e dall'altra reagire in modo gentile a ciò che è brutto, per dire non lo accettiamo. Questo credo che possa segnare un modo, non il modo, ma un modo per risvegliarci all'esterno, per risvegliare i nostri sensi e per risvegliarci alla politica. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla.